Siamo con Edoardo Fontanarava, responsabile sviluppo prodotti di Mediolanum, di Banca Mediolanum. Durante la conferenza di oggi al Salone del Risparmio si è parlato di consulenza alla luce di MiFID 2. Mi piacerebbe parlare con lei dell'impatto sia lato cliente sia lato distributore e industria, cioè qual è la conseguenza immediata per la consulenza? Beh, credo che innanzitutto sia importante sottolineare come MiFID 2 sia partita a gennaio del 2018 e siamo all'inizio di un percorso che avrà bisogno di alcuni mesi, forse qualche anno per consolidarsi complessivamente, in quanto sostanzialmente ci sono una serie di tappe importanti che vedranno sostanzialmente la maturazione e la consapevolezza di come MiFID 2 possa aiutare il mercato sia dei clienti che della consulenza in termini di un'evoluzione sostanziale a favore della clientela. Credo che l'elemento più importante sia il fatto che MiFID, anche se è declinata attraverso un'attenzione su regole e numeri, abbia un obiettivo fondamentale che sia quello di aumentare il livello di consulenza a favore dei consumatori. E in questo ambito il ruolo centrale assoluto lo hanno le reti di promozione finanziaria o la consulenza finanziaria in senso lato, in quanto si parla anche di forme di vario genere. Certo. La MiFID in questo senso può diventare il miglior alleato per quanto riguarda i consulenti nel applicare e nel valorizzare quella che è una professione che forse fino ad oggi troppo spessa non è stata correttamente equiparata a livello di competenza tecnica, preparazione e capacità rispetto poi invece a quello che è la logica del costo e del risultato dell'investimento del cliente. Un po' come normalmente accade con un medico nel quale sostanzialmente io non ho nessun tipo di sorpresa di pagare una parcella per la consulenza che mi dà ancora prima dell'efficacia che questa abbia su di me, nella stessa maniera la MiFID aiuterà a comprendere cosa significa avere un consulente capace di analizzare i bisogni e declinarli correttamente rispetto alle soluzioni e conseguentemente facilitare nel tempo la comprensione del valore di questo tipo di attività. E quindi la dinamica dei costi e della riduzione dei margini per l'industria come si risolve? Ovviamente parlando di valore, il primo effetto immediato, anzi quello dal quale si è proprio partiti, è la logica della trasparenza dei costi. E questo era un passaggio assolutamente necessario per l'industria e fondamentale per poter poi arrivare appunto alla valorizzazione dell'attività. Dico che è semplicemente un primo passaggio, in quanto appunto questo è quello di cui si sta parlando molto in questo momento relativamente a MiFID, ma non è l'elemento centrale della normativa. Sicuramente la trasparenza dei costi garantirà il fatto che il mercato diventi ancora più efficiente nel riuscire a ridurre quelli che sono i costi e far coincidere i costi al valore effettivamente portato ai clienti. Questo ha un impatto sia da un punto di vista del cliente, che dovrà imparare a comprendere la natura dei costi che si ritroverà in modo esplicito da domani a poter vedere rispetto ai suoi investimenti, ma anche da parte dell'industria, che conseguentemente sta già muovendosi per correlare in modo molto più diretto la logica di costo all'effettivo valore apportato. Questo riguarda sia i produttori, quindi le società di investimento e quindi i fondi, sia la distribuzione. Ricordiamoci sempre che se da un lato quello che è sostanzialmente il valore numerico in termini di risultato che può portare un fondo è dimensionalmente calcolabile rispetto al guadagno che porta il cliente, l'attività di consulenza è un'attività che viene fatta e deve essere esercitata in tutte le condizioni di mercato, sia che i mercati crescano molto, sia che i mercati siano in difficoltà, anche in logica di tutela e protezione del capitale. Quindi la logica dei costi anche qui vedrà una maggiore sofisticazione che sicuramente obbligherà sostanzialmente a relazionare in modo molto più diretto il valore effettivamente apportato rispetto al costo pagato dalla clientela. Molto bene, molto chiaro, grazie. Grazie.